Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Ci teniamo a presentare questi due nuovi giovani che vanno a rinforzare la nostra rosa. E in linea con quanto già precedentemente detto dalla proprietà e dalla dirigenza, la volontà di andare a rinforzare questo gruppo esistente. Logicamente queste scelte vengono dopo una riflessione fatta tra il mister, il direttore, la mia persona e la proprietà, e nella convinzione che comunque non è che ci fermiamo qui, il lavoro prosegue per, ripeto, rinforzare questa rosa, e lo scopo nostro è quello di vincere divertendo anche i nostri tifosi, perché poi alla fine questo sport esiste se esistono i tifosi. I tifosi quando vengono al campo, i tifosi che ci seguono in televisione, la volontà è quella di vincere divertendosi anche. Quindi noi non ci sottraiamo a nulla, cerchiamo di giorno per giorno migliorare questa macchina e dando sempre più soddisfazioni a questa terra che merita soddisfazioni, ben consci di quello che ha dovuto sopportare questo territorio. Noi questo lo teniamo sempre ben presente e continuiamo nel nostro lavoro. Adesso, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sarà Carlo a spiegarvi come mai è ricaduta la scelta sui due ragazzi, e lascio la parola al nostro direttore. Grazie. Allora, buongiorno, presentiamo quindi Alessio Rizzo e Daniello Viscovo, sono due under che vanno ad integrare la batteria di Mister Bucaro, e sul ruolo del portiere la richiesta del mister inizialmente è stata quella di avere un portiere under. Abbiamo valutato tanti profili e Agnello è un profilo importante per questa società, ha fatto un settore giovanile in una società di Serie A, ha fatto comunque una prima parte di stagione in una società di Serie C in cui non ha trovato spazio, ma siamo certi che ha le qualità importanti per questa piazza e lo dovrà dimostrare poi in campo giorno dopo giorno. Alessio Rizzo è un centrocampista che ha delle qualità offensive, che può ricoprire vari ruoli, e anche lui viene da una società professionistica come il Catania. L'anno scorso ha fatto una stagione importante in Serie D al Nord, e quindi siamo molto contenti di averli qui con noi. Aumentano la competitività nella batteria degli under e daranno più soluzioni a Mister Bucaro per tutto il girone di ritorno. Perfetto, ora facciamo parlare i ragazzi. Cominciamo con il portiere Nello Viscovo. Avvicini quello. Presentati. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Nello Viscovo, il mio ruolo è il portiere. Sono felice di essere qui e spero di difendere bene i pali dell'Avellino, perché è una società molto importante, è una piazza speciale, si può dire, dai. Quindi questo è. Grazie, ora passiamo a Rizzo e poi cominciamo con le domande, grazie. Salve, buongiorno a tutti, sono Alessio Rizzo. Per me sono molto contento di venire a far parte di questo gruppo e di questa meravigliosa piazza. Spero che sicuramente personalmente sarà una tappa importante per la mia crescita personale. Spero che insieme al gruppo e alla squadra ci possiamo prendere delle grandi soddisfazioni. Bene, quando vogliamo cominciare con le domande, partono le televisioni. Festa, Titti, prego. Piazza, confronto tra le scelte dei tifosi,
Guarda, ti posso dire una cosa, questo del ripescaggio è una cosa che a noi non interessa, che molte volte è stato scritto ma contro la nostra volontà. Noi da subito abbiamo detto che la volontà nostra era quella di vincerlo il campionato e io personalmente che ritengo che il calcio come altri sport non è una scienza matematica, la mia volontà è quella di arrivare a fine stagione avendo la coscienza a posto. Come si arriva a fine stagione avendo la coscienza a posto? Avendo fatto tutto il possibile per vincere il campionato. E quello che oggi stiamo facendo è quello di rinforzarla questa rosa, perché il mister ha chiesto alcune cose al direttore e noi le assecondiamo, perché l'obiettivo nostro è quello di vincere il campionato. Per quanto riguarda l'ingresso di De Cesare in curva, lui ha ritenuto opportuno, visto che è stato chiamato più volte e in diverse giornate dalla curva, per una questione di rispetto, di andare a parlare con coloro che hanno più volte chiamato De Cesare. Quindi si è recato in curva a ascoltare tutte quelle che erano, non le richieste, le perplessità che manifestava la curva, giustamente manifestava la curva. E quindi questo è. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, risponde Carlo. Allora, per quanto riguarda il mercato, penso che già abbiamo fatto delle operazioni importanti, perché nel mese di dicembre sono arrivati dei giocatori come Dadalt, Dionisi, è arrivato un 99 come Eddy. Prima avevamo preso anche Di Paolo Antonio e Capitanio, sono arrivati adesso loro due. Stiamo valutando alcune situazioni per offrire a Bucaro più scelta, soprattutto in fase offensiva, ma non è detto. Dobbiamo migliorare anche un po' il discorso del 2000, perché questa squadra ha solo due ragazzi del 2000 e poi c'è Pizzella che è un portiere 2001. E vari ragazzi della Juniores che stiamo comunque considerando, e va fatto anche una nota di merito a Dario Rocco per il grande lavoro che sta svolgendo. Quindi queste principalmente sono le situazioni che stiamo attenzionando. Non dico un numero di giocatori, 2, 4, vediamo quello che ci offre il mercato, ci interroghiamo, dobbiamo essere bravi anche a mantenere gli equilibri interni a questa squadra, perché poi le partite saranno ravvicinate, c'è bisogno di tutti. Bucaro sta dimostrando che non ha preclusioni e non guarda in faccia a nessuno nelle sue scelte, lo dimostra ogni giorno, e tutti quanti dobbiamo pensare al bene comune dell'Avellino Calcio, toglierci di dosso queste magari cose personali anche, e pensare all'Avellino Calcio e al futuro dell'Avellino. Allora, quella con Alfa Gheme c'è stata una chiacchierata, come ha detto ieri anche, ho visto le interviste, quindi stiamo parlando, non è ancora definitivo niente, è un tesserato di un'altra società, quindi bisogna avere massima cautela e agire con insomma, i giusti passi. Mi hai fatto un assist perché io volevo parlare un po' del regolamento, perché secondo me questo non è ben conosciuto, purtroppo i dilettanti rispetto ai professionisti è un altro mondo, una società dilettantistica non può acquistare un calciatore professionista, deve assolutamente liberarsi dal proprio contratto, e quindi se la rescissione non la può fare unilateralmente ma deve essere concordata con la società. Quindi puoi anche andare a chiedere un giocatore a Lecce, se Lecce non fa la rescissione con lui, lui non verrà mai ad Avellino. Un giocatore professionista per giocare nei dilettanti acquista lo status dopo 30 giorni dall'ultima partita, quindi bisogna anche considerare queste cose qua. E poi c'è un aspetto anche previdenziale, un calciatore professionista nel professionismo vede pagati anche i contributi, e questo è un aspetto importante, perché alla fine un calciatore quando sceglie una piazza sì, è contento, ma c'è tutto un aspetto previdenziale ma anche culturale legato alla categoria che bisogna sempre considerare.
Con l'amministrazione stiamo portando avanti un dialogo che a mio avviso non è semplice per quanto ci riguarda, perché noi subentriamo in una situazione difficile. Non abbiamo ancora avuto modo di parlare relativamente a questa concessione che ci deve riguardare e noi ci troviamo nella situazione di dover pagare una rata che non è stata oggetto di trattativa con la nostra società, e penso anche che sia una rata un po' sproporzionata, giusto Mario, rispetto a quella che è la struttura che ci ospita, perché non è una questione solo di pagare quella rata e i soldi che servono quotidianamente per portare avanti questa struttura, e soldi che devono essere investiti dalla nostra società. Però abbiamo questo dialogo aperto, troviamo una disponibilità anche nel commissario e speriamo in tempi brevissimi di poter chiudere anche questa vicenda. Spero. Ma ci sto commissario, che in tutti i casi non si può muovere da certe cose, quindi alla domanda se ne potevo più risparmiare. Allora, festa va con Biscovo, poi De Vito e riapriamo il giro di domande. Grazie. Ciao Ariel, innanzitutto vi presento Marco Testa, se non sei in molto chat. Volevo chiedervi quale spirito di approccio a questa avventura, soprattutto perché su di te c'è una gran dire bene, qualche azienda ti stima tantissimo. Fare 25 partite in Serie A e dovevi anche esordire nel giorno poi della drammatica e prematura scomparsa di Davide Astor. Sì, mister Zenga è un grande allenatore, ma soprattutto anche un grande uomo, perché mi ha dato tanti consigli su come proseguire il mio cammino per le scelte che farò più avanti in futuro, e lui mi ha dato una grande mano. Questo è da vedere anche il mister, se decide di farmi scendere in campo, non è mai niente sicuro, è tutto da giocare. Sono tutti calciatori importanti e hanno delle qualità comunque diverse, quindi uno non esclude l'altro, però bisogna fare delle valutazioni importanti, perché comunque abbiamo un attacco a mio avviso molto importante. Una squadra di Serie D che vuole vincere il campionato deve avere tante soluzioni. Col fatto anche dei 5 cambi è importante che la competitività sia alta e si possano poi cambiare le partite anche in corsa. Quindi sono dei nomi che abbiamo attenzionato, non sono gli unici, e vediamo però quello che accadrà in questi giorni. Quindi non solo Alfaghetti? No, non solo, però anche lui non è, come ho detto prima, non è così sicuro che venga ad Avellino. Allora, se ci sono altre domande per i tesserati, le facciamo ora, altrimenti li liberiamo. Facciamo una domanda a Rizzo, così poi liberiamo i tesserati. Grazie. Benvenuto anche a te. Allora, volevo dire a tutti di gruppo, a cui intanto grazie. Sicuramente è un piacere vestire questa maglia, già conoscevo l'importanza di questa piazza perché comunque ha sempre calpestato campi importanti. Ovviamente l'Avellino in Serie D sicuramente è un lusso, ma tutto parte già dall'organizzazione, che non ho trovato cambiamenti rispetto alla società dove ero prima, poi anche i tifosi che sicuramente saranno l'arma in più. Io sto lavorando ogni giorno per farmi trovare pronto quando il mister mi chiamerà in causa. Grazie. Allora liberiamo i tesserati, poi proseguiamo con le domande al direttore e al presidente. Ciao ragazzi. Grazie a voi. Faccio domande agli prossimi livelli. Prego. Che a me mi interessa solo Musa. Una domanda rapida. No, le domande che faccio io non sono domande mie, ma sono domande poste da centinaia di tifosi. La prima cosa che vogliono sapere è se conoscete prima di venire da Avellino al Verano. La seconda cosa che vogliono sapere è chi ha scelto Grazia. La terza cosa.
cosa che vogliono sapere perché ho chiamato Carantagno e Di Paolo Antonio, che erano tutte e due non pronti per giocare. Queste sono le domande che mi hanno chiesto i tifosi, perché sfortuna per voi c'è un certo segno di tifosi che mi pongono le domande, le mie sarebbero state un po' più cattive. Prego. Me li conservo per un'altra, conversazione. Allora, Alberani lo conoscevo perché ha fatto 3 anni il direttore sportivo della basket a Roma. Io sono nato e cresciuto a Roma, fino a 6 mesi fa vivevo a Roma. Poi Graziani è una mia scelta e l'ho motivata il 18 agosto all'hotel. Ma giusto per 4 anni che non allenavo. È stata una mia scelta e l'ho motivata. L'ho incontrato come avversario alla Nusei, è stata una mia scelta e è venuto qui perché il direttore sportivo sceglie l'allenatore, quindi... No, io ti rispondo. Il capitano Di Paolo Antonio sono stati acquistati perché in quel momento servivano 2 giocatori. E non erano pronti. Per noi erano 2 giocatori importanti e lo stanno dimostrando. Un giocatore viene acquistato per giocare tutta la stagione con l'Avellino, può anche dopo un mese essere pronto. Ok. Però mi sembra che Capitanio dopo una settimana ha giocato 120 minuti. Non credo. Sì. Ha giocato con l'Aprilia subito e ha giocato subito con la Vista Artena. E la quarta non ricordo. Graziani, Capitanio, Alberani. Di Paolo Antonio. No, no. Va bene. No. Andiamo avanti allora, perfetto. Da Cerno e Parello. Ho fatto riferimento a Ricci, volevo sapere se era un esempio qualche interesse. Poi una seconda domanda, ha parlato di soluzioni, si è parlato di Fabiano Alfageme che sono 2 calciatori prevalentemente offensivi, è possibile vedere degli innesti in altre zone del campo per quanto riguarda Juve? E poi per quanto riguarda gli under, che cosa hai in mente? Come under, detto prima che dobbiamo inserire in questa rosa qualche 2000 in più, perché ne abbiamo solo 2, quindi e per quanto riguarda Lecce, ho fatto un esempio, era la prima squadra che mi è venuta in mente perché così parlando, e per quanto riguarda gli over, penso non so, da dietro sicuramente no, perché siamo completi. Davanti sì, stiamo vedendo qualcosa, in mezzo al campo abbiamo tante soluzioni perché da d'alta avete visto che viene utilizzato anche come intermedio e quindi pure in mezzo non penso che faremo qualcosa, però vediamo, può accadere pure qualcosa, magari qualche soluzione dal mercato, non escludo niente. Gheparello. Parlavo degli over dietro. Invece negli under dietro. Sì. E come dicevo prima vogliamo migliorare un po', non migliorare, però aggiungere dei 2000 e potrebbero arrivare in quelle corsie di difesa. Invece per quanto riguarda il settore offensivo, guardando questa rosa, in effetti ci si accorge che l'unica prima vera punta è Sforzini, perché De Vina non è una prima punta, è adattato, è una seconda punta. Ecco, dai nomi che si leggono, in ogni caso, insomma, non mi pare di riscontrare un attaccante centrale, un vero e proprio goleador, ci state pensando? Allora, De Vena è una prima punta con caratteristiche diverse da Sforzini. Sforzini è più una punta fisica e De Vena è più di movimento. Possono giocare insieme, qualora dovesse arrivare Alfageme può giocare insieme sia con l'uno che con l'altro e l'ha fatto anche nella sua carriera a Grosseto con Sforzini e a Caserta con De Vena. E quindi poi dipende dall'idea del mister, cioè vediamo anche in tante altre squadre che giocano delle punte che magari non hanno una grande fisicità e segnano, e quindi non è detto che
debba arrivare per forza una punta fisica. Io ho molta stima di Sforzini e penso... Ma non parlavo di punta fisica. Ok, però... Goleador, ok. Secondo me questi che abbiamo, insomma, stanno dimostrando, hanno fatto già molti gol e non c'è bisogno di dover aggiungere il vero goleador a questa squadra. Murillo. Allora io volevo fare due domande prima al presidente e sono dal direttore sportivo. Si è detto già tutto per quanto riguarda il mercato e l'aspetto tecnico. Io volevo chiedere, una volta per tutti, lei può chiarire per quanto riguarda, ci sono tantissimi tifosi che parlano di questi famosi 4 milioni di euro, che era impensabile per averlo potessi investire in quarta serie per me. Cioè era una garanzia in più per la però ci arriviamo a questa cosa perché tanta gente non l'ha capita, pensava che fosse la domanda del periodo. E poi volevo chiedere che per quanto riguarda, lei ha detto giustamente, noi cerchiamo di vincere il campionato, ma questa società sarebbe pronta al momento in cui l'anno prossimo dovremo ricorrere obbligatoriamente a riprestarci? Parto dall'ultima. Come vuole? Noi siamo sempre pronti. Ci facciamo trovare sempre pronti a tutto, però ripeto, il ripescaggio è un termine che noi non vogliamo sentire. Però siamo sempre pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Diciamo, no, abbiamo un DNA che ci consente di affrontare qualsiasi situazione con autorevolezza e professionalità. Per quanto riguarda i 4 milioni, già sono state ampiamente e abbondantemente spiegate queste. Ancora qualcuno ne parla, ma secondo me chi ne parla è perché materialmente non conosce quello che è il rapporto tra questa società e il calcio. Dal primo momento abbiamo detto una cosa, che senz'altro, come dissi una volta a Radio Punto Nuovo, nel breve non dà soddisfazione, il rispetto delle regole. Però a lungo termine tutto quello che noi abbiamo messo in piedi sono sicuro che darà i propri frutti. 4 milioni è impensabile da spenderli volendo rispettare le regole. Perché tanta gente non l'aveva detto. Per quanto riguarda invece il trasporto muso, io diciamo quando ho avuto occasione di parlare di lei, naturalmente non parlo della persona Musa, ma diciamo del direttore sportivo Musa, casomai non è che non ho fatto qualche critica, ma non per il suo modo di agire a livello sportivo, perché secondo me dopo un anno disputato la Lupa Roma praticamente era un po' prematuro presentarsi in questa piazza. Naturalmente senza togliere al grande Alberani, perché nel suo settore naturalmente per me è il top, guardiamo il play, il Sigers, cioè se fosse stato nel calcio oggi verrebbe 20 milioni di euro. Ma lei ha sentito il bisogno in questo scorcio di campionato di una figura proprio di calcio, diciamo un direttore sportivo, non un direttore sportivo, un direttore generale, qualcuno diciamo un poco più esperto di lei per tutelarla anche di più un poco con la comunicazione con la stampa? Ma sinceramente no, perché io ho la fortuna ad Avellino di avere uno staff vicino a me molto importante e preparato, quindi Cristian Vecchia, Giuseppe Matarazzo, tutti quanti e persone per bene, Vecchia pure che qui è stato tanti anni e poi con un grande rapporto con Nicola, con tutta la società, quindi mi sono sentito sempre a mio agio e non ho mai avuto questa necessità primaria. Poi un direttore sportivo ha ogni direttore ha un suo modo di agire, di operare e magari possa avere anche dei confronti con dei direttori che conosco che operano in Serie A, B o C, ma è una cosa mia personale che possono fare anche tutti, ma rispetto ad Avellino e al mio lavoro non ho mai riscontrato questa esigenza. Traguardo che voleva raggiungere, diciamo, all'inizio del campionato. Sente più tranquillo nel senso come esperienza che ha fatto in questa piazza? Ma io sono molto contento di quello che sto vivendo ogni giorno. La serenità la ho, anche se so che poi che nel calcio ognuno ha un orologio e quindi questo orologio non sai mai quanta batteria ha ancora dentro.
e devo lavorare ogni giorno insieme a tutta la squadra e allo staff per meritarmi la fiducia della società e di tutta la piazza e continuare, e come dicevo prima, per il bene dell'Avellino, non per il mio personale. Iepariello che aveva la domanda in sospeso, prego. Mi sa per il presidente. Allora, nel mercato noi non possiamo fare più svincoli perché i dilettanti svincoli li hanno chiusi il 15 o il 14 dicembre, quindi da parte nostra non viene mandato via nessuno. Se qualcuno non si trova più bene ad Avellino o vuole cambiare aria, però dovrà portare una squadra professionistica, quindi pure questa è una cosa che succede nei dilettanti, e però da parte nostra non vogliamo mandare via nessuno assolutamente. Però ripeto, se poi un giocatore non vuole più stare ad Avellino, noi non costringiamo nessuno a rimanere e quindi ci parleremo, però non c'è questa idea in noi. Ma qualcuno ha bussato, però Tribuzzi rimane qua fino alla fine dell'anno. Tutte le 18 partite che affronteremo saranno fondamentali perché dobbiamo recuperare questi 7 punti dall'anno 6. L'Alba Longa è una squadra importante, costruita bene da Tomei, che è un direttore sportivo che stimo, e nelle ultime 10 partite è la prima in classifica, se facciamo la classifica delle ultime 10. Con D'Addario ha trovato un equilibrio che forse prima non aveva, e quindi sarà una partita molto difficile per noi. E dovremo sicuramente dare tanto perché può essere la partita, insomma, importante di questa stagione. Ma poi, come ho detto prima, quando ti rincorri tutte le partite sono fondamentali e non puoi mai permetterti di sbagliare.